attrezzatura balneare. Perché così quando usciamo sul palco diciamo c'è un mare di gente, ma noi siamo attrezzati. Giura che è per fare questa battuta? Giuro. Ma io piuttosto che fare questa battuta del cavolo, ma io sto canotto me lo mangio, io sono un intellettuale, capito? Se soffri bene vinci il premio di consolazione, chi non salta l'eccezione. Dicono che i sogni sono tutti gratis, ma sono quasi tutti quanti usati. Copriti per bene che non ti conviene il mondo qui. Sei già dentro l'happy hour. Vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Sei già dentro l'happy hour. Vivere, vivere solo la metà. È la vita che non spendi, che interessi avrà. Piazza dell'Unità d'Italia di Trieste, terza puntata di Festival Bar. Presentano il Mago Forest, Ilary Blasi e Cristina Chiabotto. Mamma mia ragazzi, ma avete visto? C'è un mare di gente. Secondo me ci vorrebbe un canotto, così potrei usare l'oro come onde. Cioè, come... prima no, adesso sì. Vabbè, dai. Ciao Muli, come sei? Sì, adesso parli anche il triestino. Io parlo il triestino, capito? Perché siccome non sono proprio madrelingua, no? Però siccome c'è una zia che abita qua a Trieste, sono diciamo così nipotolingua, capito? Sono nipotolingua. Sì, sì, sì. Per esempio, sai come si dice a Trieste ragazza? Trieste ragazza? Come? Ragazza si dice mula. Ah, no, mula. Qui tu non sei una ragazza, ma sei una mula, capito? Però c'è un'eccezione. Nel suo caso, ragazza, non si dice mula, ma giraffa. Giraffa! Ridete! Comunque, grazie per questa standing ovation! Thank you, Trieste! Ma quale standing ovation? Non lo vedi che sono già in piedi? È una piazza, mago! Dice che perché non ci sono le sedie? Sarà per quello. Ma no, potevano anche scegliere di stare seduti per terra, potevano scegliere di stare decupito prono. Invece hanno scelto di stare così in piedi, visto? Quindi sono... Grazie ancora. Grazie, vabbè. Bene, dove siamo arrivati, ragazzi? Dove siamo arrivati? Bene, perché noi dobbiamo anche iniziare con la musica, forse. Sì, lo so, però voglio fare dei patti chiari con voi subito. Voi ogni volta che dico una cosa, capito? Non mi dovete contraddire, capito? Noi stasera dobbiamo essere uniti, tra di noi ci deve essere feeling, noi dobbiamo essere una squadra, dobbiamo fare spogliatoio, va bene? Spogliatoio. Ma dai, dopo, sì, sì. Mago, no, dai. Vabbè. Ma facciamolo adesso, ci togliamo il pensiero. No, dobbiamo incominciare con la musica. Va bene. Sì.